il processo è partito in verità prima, prima che dalla musica, è partito dal lato della salute, no? La mia salute mentale e fisica. Ho iniziato a tornare a trattarmi bene. Perché comunque in questi ultimi anni avevo anche un po' perso quello stimolo di fare la musica. E nel momento in cui sono riuscito a sentirmi meglio, pian piano col passare dei mesi, è arrivata poi la possibilità di tornare a fare musica e tirare fuori un po' quelle cose che avevo dentro. Come hai detto te, penso sia un disco molto onesto e molto sincero, nel bene e nel male. E diciamo che è un po' un viaggio, un po' un racconto, fino ad arrivare all'ultima canzone, che è un po' un modo per accettare se stessi e dire che sono pronto a iniziare ad amarmi, ecco. Guarda, cronologicamente sono tutti comunque venuti fuori negli ultimi 6 mesi circa. Quindi non sono usciti in questo esatto ordine di creativo, ma molto molto vicino. E come hai detto te, è un percorso che in verità nasce prima dal rancore, anche un po' dalla rabbia, da questi sentimenti un po' più anche aggressivi nei confronti di me stesso e anche degli altri, fino poi ad arrivare penso al perdono di me stesso e il perdono degli altri, no? E penso che tutti dobbiamo passare attraverso un po' questo percorso per poi arrivare al momento del perdono. Il mio obiettivo era cercare di trasmettere questi sentimenti anche con la musica, no? E io ho lavorato molto, cioè negli anni ho fatto tanta musica pop, anche tanti pezzi in acustico. E in generale mi sono reso conto che per questa energia che volevo trasmettere ci voleva qualcosa di un po' più punk, quindi chitarre elettriche, batterie e tutto. Quindi essenzialmente quella musica rappresenta quel momento. La chitarra acustica l'ho tirata fuori alla fine per diciamo, il momento più intimo, per il momento del perdono. Ma devo dire che sono venuti tutti abbastanza naturalmente, non so come spiegarti. Un brano su cui io ho lavorato particolarmente a livello sonoro è stato Sobrio, perché volevo dire certe cose, ma non volevo dirle in maniera scontata, lo volevo dire in maniera onesta, però allo stesso tempo non cliché. Mi sono sentito come se avessi messo un punto sul. Non so esattamente se la fine è un punto della fine di un viaggio o l'inizio di un viaggio nuovo, non so come spiegarti. Quella cosa in mezzo, che potrebbe essere la chiusura dell'ultimo capitolo di un libro, ma anche. E la premessa per un secondo libro, non so come dirti quasi. E mi sono sentito come se effettivamente, non solo a livello temporale, cronologico, diciamo che ho chiuso una parte della mia vita, ma anche musicalmente ho messo un punto, cioè, e quello per me è importante, Sì, no? Mi sta facendo, in verità, mi stimola a voler fare di più e a voler far meglio, nel senso che. Mi sono reso conto anche a livello di scrittura, a livello vocale, ma sotto tanti aspetti che posso dare di più. E questo disco di cui sono molto felice mi ha fatto capire che posso dare di più. E quindi è uno stimolo anche per dire, è un punto di partenza per qualcosa di nuovo. Sì, penso che, mettiamola così, ci sono diversi modi per esprimere la propria opinione, o dare dei consigli. E penso che il modo più antico e più efficace sia nei racconti, no? Era così con la mitologia e con tante altre cose. E quindi anche nella musica, al posto di puntare il dito o tirar fuori, mettermi, diciamo, alla lavagna e provare a insegnare ai giovani come bisognerebbe vivere o non vivere, perché sicuramente non ho niente da insegnare, perché ho solo da raccontare quello che ho vissuto. E quindi, al posto di dire, guarda, le droghe ti distruggono la vita, non ti drogare, che penso sia quasi una cosa che sentono tutti i giorni, no? È quasi più un racconto che vuole essere un monito, no? Del tipo, capisco perché sei attratto dal tuo lato oscuro, dal lato oscuro della vita, ma attento perché questo percorso potrebbe portarti dove ha portato anche me. Ed è un po' tutto racchiuso nella musica, no? E quindi vuole essere un messaggio trasmesso tramite parole, musica ed è un racconto, sì. E secondo me il racconto può servire per anche dare un insegnamento, anche se l'obiettivo alla fine non è solo quello, gli obiettivi sono svariati e non ho la pretesa di essere un maestro di Certo. niente.
Però se ha la possibilità di dare un insegnamento a qualcuno o anche un supporto a una persona che sta vivendo qualcosa di simile, per me è una cosa positiva. Dorian Gray è stato in verità uno dei pezzi più spontanei in assoluto, che è venuto fuori proprio chitarra voce. Penso di averlo scritto in mezz'ora, proprio di getto. Sì, non ho altro da dire se non che è veramente brutalmente onesto. Sì. Allora, la mia idea era appunto di far capire il concetto del disco con lo specchio, quindi ovviamente la scritta sullo specchio che ho dipinto e io nel riflesso. E il bianco e nero, devo dirti che non è stata una cosa molto calcolata, ma istintiva. Non so perché, non ti so ancora dire perché il bianco e nero mi... Per me il fatto che sia comunque semplice e minimalista come cosa, che tolga un po'... Cioè, togliere i colori un po' significa andare all'essenza delle cose, secondo me. E il bianco e nero è molto diretto, in quel senso molto semplice e minimale, quindi penso sia quello. Però è una scelta più istintiva che calcolata, ecco.